Lucia Bosetti, si avvicina la tua quinta Final Six, come ci sta arrivando l'Italia? Stiamo lavorando tanto dopo che abbiamo fatto qualche giorno di riposo, anche perché dopo 4 settimane di Grand Prix ci voleva. E niente, sicuramente abbiamo un girone difficile, ma penso che siamo pronti per affrontare qualsiasi squadra. Visto che l'hai affrontata già diverse volte, se dovessi dare un consiglio alle tue compagne, la maggior parte esordiente. No, non ho consigli, alla fine penso che questo gruppo qua sta lavorando bene insieme e quello che dobbiamo fare è continuare su questa strada e continuare a guardare quello che facciamo noi, non tanto quello che fanno le altre squadre o appunto la cosa importante è guardare partita dopo partita senza neanche andare troppo in là con la mente. Abbiamo due squadre molto forti, come lo dicevi te, Stati Uniti e Serbia, qualche parola su di loro. Gli Stati Uniti li abbiamo già incontrati 2 volte, e la prima volta abbiamo perso, però secondo me ce l'avevamo giocata lo stesso e la seconda siamo riusciti a vincere. Sicuramente sono una squadra tra le favorite perché hanno dimostrato un ottimo gioco, però come nella la seconda partita noi siamo riusciti a mettere in difficoltà, quindi penso che la strada giusta sia quella. La Serbia invece non l'abbiamo ancora studiata, non l'abbiamo mai incontrata in questo percorso. Se dovessi dire una cosa su cui l'Italia deve puntare e invece una che deve crescere per fare bene alla Final Six? Allora, dobbiamo puntare sul nostro gruppo perché comunque è un gruppo abbastanza ristretto, ma tutti hanno dato sempre il loro contributo in campo e penso che sia veramente una cosa importante questa, che chi entra è in grado di cambiare le situazioni, le sorti della partita, e quindi questo è il nostro punto di forza, dobbiamo continuare in questa direzione e niente, le cose da migliorare alla fine sono sempre tante se uno vuole sempre fare meglio, perché non bisogna mai diciamo adagiarsi ma cercare di trovare le soluzioni migliori in qualsiasi situazione, e contro le squadre forti come Serbia e Stati Uniti è importante quello. Se ti avessero detto alla vigilia che l'Italia si sarebbe qualificata per la Final Six anche con i gironi duri, cosa avresti detto? Io non ci pensavo sinceramente, come ho detto prima abbiamo sempre guardato partita dopo partita senza andare troppo in là con la testa, ovviamente quando arrivi che ti manca una partita per qualificarti è ben diverso, però dall'inizio io ero tranquilla, giocavo veramente una gara per volta.